Salve a tutti e benvenuti. Eccomi oggi con una nuova idea per Pasqua. Nel video precedente abbiamo visto come realizzare queste tag con uova intrecciate, per cui abbiamo utilizzato tante striscioline di carta. Oggi riprendiamo in mano le striscioline di carta e andiamo a creare dei cestini come questi, perfettamente coordinati alle tag. All'interno dei cestini potete mettere ciò che più preferite. Io ho deciso di inserire della cioccolata Kinder. Servirà solo un po' di pazienza, ma il procedimento è veramente molto semplice. Prima di vedere come realizzare il cestino, vi ricordo di iscrivervi al canale e di attivare la campanellina che trovate accanto al tasto iscriviti per ricevere gli aggiornamenti sui nuovi video. Il cestino che faremo oggi è proprio coordinato a questa tag. Per creare il cestino ci servirà un foglio di carta che misura 15 x 15 cm e una strisciolina per il manico che misura 2 x 20 cm. Poi andremo ad utilizzare tante striscioline di carta, come queste, e per il bordino esterno misurano 5,5 cm, mentre per il bordino laterale queste misurano 5 centimetri. Ci servirà ancora del nastro di adesivo e della colla. Per prima cosa prendiamo il cartoncino che misura 15 x 15 cm, lo posizioniamo all'interno della taglierina oppure dello scorpalo, dello scoreboard, comunque uno strumento che serve per fare le cordonature, e andiamo a fare una piega a 5 centimetri e una seconda piega a 10 centimetri. Giriamo il foglio e ripetiamo, facciamo una prima piega a 5 cm e una seconda piega a 10 cm. E con la forbice tagliamo, facciamo un primo taglio fino alla prima piega. Poi accanto andiamo a fare un altro taglietto per togliere un po' di carta. Così. Giriamo e ripetiamo dall'altra parte. Prendiamo il nastro biadesivo e lo posizioniamo sui due lati, quindi su questa porzione, in alto, in basso. Quindi andiamo sul fronte. Queste sono le alette dove abbiamo effettuato le pieghe, sono le alette che vanno poi ripiegate all'interno. Nei quattro lati andiamo a mettere il nastro biadesivo. Adesso togliamo la pellicola al biadesivo solo in basso. Prepariamo le striscioline di carta, quindi andiamo a tagliare una prima strisciolina a 5,5 cm e poi la utilizziamo come guida per tagliare tutte le altre. Andiamo semplicemente a sovrapporre e poi con una forbice tagliamo. In questo modo velocizziamo sicuramente i tempi piuttosto che andare ad utilizzare una taglierina. Quindi prendiamo la prima strisciolina e la posizioniamo. Prendiamo la seconda e la distanziamo un po' dall'altra. Continuiamo con tutti i colori che abbiamo scelto.
vedete, le striscioline sono leggermente più grandi rispetto alla nostra base. Questo perché andranno poi piegate per creare questo effetto bombato. Non togliamo la pellicola adesso, prima andiamo ad applicare tutte le striscioline anche sugli altri tre lati, in modo tale da lavorare poi contemporaneamente e velocizzare anche i tempi. Vi ricordo che ho fatto le striscioline con questa fustella della Coppia Creativa che taglia proprio queste strisce perfette. Abbiamo applicato tutte le striscioline. Adesso prendiamo altre striscioline da 5 cm e andiamo a rifinire la base sottostante delle strisce, quindi andiamo a coprire il fondo del cestino, questo. Adesso prendiamo una matita, la posizioniamo sotto le striscioline che abbiamo fatto e diamo una forma, quindi modelliamo un po' le strisce in questo modo. Giusto un attimo. Tiriamo su, sempre aiutandoci con la matita, e togliamo la pellicola protettiva dall'altra striscia di biadesivo che avevamo messo. Aiutandoci sempre con la matita, andiamo ad applicare le striscioline in corrispondenza dell'altra parte. Vedete? Chiudiamo con un'altra strisciolina da 5 cm, quindi andiamo a finire anche la parte superiore. Ripetiamo la stessa operazione sugli altri tre lati. Dopo aver completato tutti e quattro i lati, andiamo ad applicare il manico. Quindi prendiamo la strisciolina che misura 2 x 20 cm, andiamo a posizionare un pezzettino di carta biadesiva alle due estremità. Inseriamo la strisciolina al centro di uno dei quattro lati e facciamo la stessa cosa anche dalla parte opposta. Incolliamo le alette. Il cestino è pronto. Adesso mettiamo un po' di paglietta. E della cioccolata. Potete fare un pensiero ad amici, colleghi, oppure può essere anche un segnaposto pasquale. Allora, vi piacciono questi cestini di carta coordinati alle tag? Mi auguro proprio di sì.
Spero vi siano di ispirazione per i vostri progetti. Potete anche modificare le dimensioni rispettando ovviamente la proporzione, quindi potete farli anche più grandi. Non so, ad esempio, io sono partita da un foglio 15x15 cm, ma voi ad esempio potete fare il lato piuttosto che da 5 cm, potete farlo da 8 cm, quindi dovete partire da un foglio 24x24 cm. La stessa cosa, se volete fare il lato 10 cm, dovete partire da un foglio che misura 30x30 cm, quindi dovete ovviamente rispettare le dimensioni. A me piacciono particolarmente, non servono, potete utilizzarli anche per altre occasioni, non solo per Pasqua, sono molto primaverili, direi. Ho notato che lavorare con le striscioline di carta è molto divertente e rilassante, soprattutto se avete un periodo stressante riesce a distogliervi dai vostri pensieri. Provateci e mi saprete dire, ecco, con me funziona. Quindi, se vi è piaciuto questo video, mi raccomando, pollici in su e condividete, e se vi fa piacere, lasciate un commento sotto al video. A presto! Ciao ciao!